Non siamo noi a fare il viaggio, è il viaggio che fa noi. In qualche modo, al di là di quelle che possono essere le elucubrazioni, quelle che possono essere le speculazioni critiche, il vedere una cosa rispetto a un'altra, l'esaltare una maniera, quello che conta è poi alla fine se queste opere parlano o non parlano, se comunicano o non comunicano. E questo ognuno di noi lo sa dentro. Fidarsi non tanto del comprendere, ma del sentire. Ecco, il sentire è la sede forse della verità. Shakespeare diceva: il genio è tale quando si affida al suo sentire. Il genio non è quello che capisce meglio degli altri, non è quello che ha una cultura superiore degli altri. Uno che ha una grande cultura può essere un asino colto, la dotta ignoranza. Invece c'è una cultura superiore, che è la cultura umana. E la cultura umana si sviluppa proprio quando noi facciamo tacere la nostra mente, i nostri sensi, e ci accostiamo naturalmente. Scopriremo che la nostra grande dimensione del sentire, che sta al centro del nostro cuore, ci darà tutte le risposte e ci darà la spiegazione di questi quadri. Questi quadri che sono lo specchio di una straordinaria universalità, la matrix divina. La matrix divina, il grande utero che contiene tutto. È difficile concepire il tutto. Più facile pensare a se stessi, ma difficile. L'artista ha un grande vantaggio. Non solamente il vantaggio di poter collegare se stesso all'universalità, essere universale, il poeta che esprime un sentimento universale, il poeta che si innamora per tutti noi, il poeta che ci rappresenta nei sentimenti, l'artista, il pittore, anche il musicista, tutti coloro che si esprimono hanno la straordinaria capacità di farci vedere un qualcosa che ci porta immediatamente nel piano di Dio, il piano della creazione. L'artista ha la facoltà di creare e in quell'atto creativo c'è l'incontro con Dio. Ecco perché l'esperienza dell'artista è un'esperienza incomparabile, sublime, bellissima, un'esperienza che quando è vissuta con l'intensità e anche col disinteresse, fare per conoscere, non fare per mostrare il proprio ego in vetrina, ma fare per conoscere. Quando l'artista fa per conoscere e si dona agli altri, si trova ad un certo punto del proprio percorso ad incontrarsi con quei grandi valori che si chiamano vero, buono, bello e soprattutto assoluto. L'assoluto è un principio direttamente connesso alla creazione, e l'assoluto si manifesta quando non c'è la relazione con nulla. L'assoluto si manifesta quando gli opposti si conciliano, quando gli opposti non vengono identificati come tali, ma vengono considerati in una dimensione unica, non antitetica, ma complementare. Ecco, Monica Bisogno racconta questo, tutte queste cose. È difficile spiegare, non bisognerebbe neppure proferir parola, bisognerebbe arrivare qui e rimanere in silenzio, un po' di fumo, un po' di luce. Avete capito? Parlano loro, parlano da soli, noi tutt'al più li possiamo sostenere, possiamo cercare di raccontare qualcosa. Sì.